Ciao a tutti ragazzi, io sono Roby e bentornati sul mio canale. Oggi un nuovissimo video a tema Halloween. Voglio andare a realizzare insieme a voi dei mini sacchettini di dolciumi, proprio per ricreare l'atmosfera del trick or trick, cioè dolcetto o scherzetto. Allora, all'inizio faremo un mini scopriamo le creazioni in resina, anche se le ho fatte con la resina UV, ed ho utilizzato tutti i prodotti di Sofy & Toffee che ho trovato precedentemente nelle box Elf's Box. Quindi andiamo subito a vedere cosa ho realizzato. Per prima cosa apriamo questa luccia che in realtà è semplicemente una luccia fatta con tanti flakes arancioni e niente, era giusto una prova, ma nulla di che, non ci servirà in realtà per il nostro progetto. Poi andiamo a prendere questi stampini delle Jelly Bean e guardate quanto sono carine, l'ho fatta metà verde e metà gialla. Una jelly bean uguale ma tutta verde. Poi i marshmallow. Allora, qui già vedo un eccesso, ma poco male, si riesce a tagliare tranquillamente e l'ho fatta con i colori tipici delle caramelle di Halloween, quindi arancione, giallo e bianco. Anche questa stessa cosa. Qui ho sbagliato, avrei dovuto mettere il giallo, invece ho rimesso l'arancione, ma comunque è molto carina, è molto precisa anche questa. Poi questo niente, sempre un mini avanzo di quella resina con i flakes, anzi vi dico la verità, mi è caduta e era caduta un po' dentro al coniglietto e allora l'ho lasciata. Allora, vediamo questi fiocchettini. Carinissimo, bianco e arancione. Questo l'ho fatto con i tre colori. Questo ha un bel po' di eccessi, ma li andrò a tagliare. Dei fiorellini. Questo con i glitter e questo l'avevo fatto bianco e verde se non erro, sì. Oddio, questo è bruttissimo, è venuto un pallozzo al centro. E poi c'erano queste formine, ragazzi, che mi sembravano assolutamente perfette per fare dei candy corn. Eccole qui, è assolutamente perfetto. Il candy corn è la caramella proprio tipica americana che ci ricorda Halloween. Eccole qui. Ed ecco qui le caramelline tutte pronte per essere messe nei sacchetti. Ne ho fatte anche altre e io le adoro, ragazzi. Guardate soprattutto questi marshmallow come sono belli, mi piacciono tantissimo e le ho fatte ovviamente tutti con i colori tipici di Halloween, a parte poi questi due che sono due scoiattolini che mi andava di fare, sono un po' degli intrusi, ma vabbè, adoro questo vassoietto di caramelle, sono bellissime anche così da tenere magari proprio sopra la tavola, in un centrino come soprammobile, sono molto carine. Allora, ho preparato anche un sacchettino. Questi li avevo trovati all'interno di una box precedente, sempre delle Elf's Box. Magari vi lascio qui una card che vi richiama al video in cui la spacchettavo. E adesso vado a riempire il mio sacchetto con le caramelle che preferisco. Ora che i miei sacchetti sono pronti, devo andare a fissare questa parte che è rimasta aperta del mio sacchetto e ora vi svelerò
trucchetto. Vi basterà armarvi di piastra per capelli, piastra per fare i capelli lisci, per intenderci. Vediamo come. Ho preso la piastra alla temperatura più bassa, poi faccio così. E basta un attimo e vedete che la mia parte è sigillata. Ce la dovete tenere proprio un attimo. Voglio farla anche di là perché così viene un pochino effetto più accartocciato anche dall'altra parte. Zac. Ed ecco qua, il sacchetto è sigillato. Facciamo la stessa operazione anche con l'altro, in maniera tale che le nostre caramelline non possano scappare via. Questa tecnica è semplicissima e come vedete è subito fredda la plastica e non si fanno danni, non abbiate paura di far danni, insomma. Bene, a questo punto possiamo fare un mini forellino qui di lato per poter attaccare un portachiavi. Ed ecco qui ragazzi il mio progetto finito. Io trovo questa idea veramente adorabile. Poi volendo si possono anche andare a decorare i pacchettini delle caramelle come più vi piace. Diciamo che questo era un progetto abbastanza basic, ma possiamo andare anche a decorare con dei washi tape qui i bordini, attaccare anche magari dei fiocchettini o dei nastrini alla plastichina dei nostri sacchetti. Insomma, potete dare libero sfogo alla vostra fantasia. Bene, fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate di questa idea per Halloween. Fatemi sapere se vi è piaciuta e quali sono le caramelline che vi sono piaciute di più. Io vi ringrazio tantissimo come sempre, vi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!